Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa di Old Stream Farm. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale che è gratuito, iscrivetevi e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, ieri è uscito il DLC Precision Farming che oggi andremo un po' a vedere, un po' come funziona, e la patch 1.4. Allora, per quanto riguarda la patch, è uscito un nuovo marchio, un marchio insomma della CECO, Repubblica Ceca, l'ISAC, se non sbaglio, come si chiama? Sì, no, Salek, che ISAC. Il Salek, in pratica ci sono nuovi attrezzi, tutti piccolini, molto utili soprattutto per i vigneti e uliveti. E poi è stato aggiunto il class Xerion, 5000 se non sbaglio, e poi sono stati risolti qualche problemino che c'erano, ma soprattutto ne ha aggiunto uno nuovo, ragazzi. Soprattutto per noi che giochiamo da PC, abbiamo avuto questo bel problema. Cioè, abbiamo aggiornato la patch, quando siamo andati a caricare la partita, si blocca il salvataggio. Allora, io poi ho letto, mi sono informato un po' tra i forum, Facebook, insomma, il problema di questa cosa che riguarda solo noi di PC, eh. Anzi, se avete qualche problema anche voi di console, scrivetemi nei commenti. Che in pratica riguarda delle mod che hanno dei script particolari, che non sono compatibili con questa nuova versione del gioco. E comunque sia, Giants già ha detto, insomma, che sta lavorando a questo problema. Quindi, al più presto, rilasciando un nuovo aggiornamento per noi di PC. E mod con dei script particolari, sono tipo, che ne so, l'autoload di Akimobile, la Superforza, l'autodrive, insomma tutte queste modine qua. Basta selezionare, insomma, toglierle, insomma, dalla partita, e la partita, insomma, si apre come sto facendo io, però non ho tutte quelle mod utili che usiamo noi di PC. E detto questo, parliamo della Precision Farming, ragazzi, che io mo ho iniziato un po' a usarla, pure per provarla, e ve la spiegherò, insomma, in modo semplice, perché pare molto complicata, ma alla fine, raga, non è che ci vuole chissà che. Allora, inizia come facevamo nel 19 con il campionamento del suolo. Bisogna comprare o noleggiare, insomma, questa, la Scout, che si trova tra attrezzi, a varie. Eccola qua, la noleggiate o la comprate, insomma, come vi pare, la dispiegate e funziona allo stesso modo, come facevamo nel 19. In pratica usciva questo cerchietto verde che ci indicava tutta la zona del campo che andremo ad analizzare. Quindi poi facciamo il campionamento del suolo, preleviamo un campione e diventerà poi il campo fatto, diventerà rosso, vedete? E così facendo, riusciamo poi a capire, li mandiamo poi in laboratorio e andremo poi a vedere di che campo, si tratta. Ci sono sempre quattro tipi di campi, non mi ricordo. Comunque sia, se avete dei problemi, non sapete come si usa, basta andare nel menu, questo qua aiuto, e qua c'è tutte le voci per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. Ah, i tipi di suolo sono sempre come l'ultima versione: sabbioso franco, franco sabbioso, franco e argilloso limoso. Quindi andremo poi a vedere di che campo abbiamo. E agli altri due mi sono usciti a uno argilloso, che è il peggiore che ci può capitare, quindi, perché poi necessita di più lavorazione, quindi più. Lo vediamo poi, vi spiego un po' meglio. Quindi vuole il valore del pH più alto, oppure quel valore dell'azoto più alto, l'argilloso. Quindi ogni tipo di terreno ha bisogno, deve stare in dei parametri per quanto riguarda il pH e l'azoto. Adesso andremo a vedere un attimo. Quindi questa fase qua, ragazzi, è uguale a come facevamo nel 19, quindi non c'è niente di nuovo quando riguarda questo. Vedete qua, questo qua davanti mi è uscito più della metà argilloso. E bisogna
esempio, nel campo argilloso il valore del pH deve stare intorno a 7,5 per dire, no? Mentre nel terreno quello franco sabbioso deve stare intorno a 6, quindi per portare il pH a 7 vuole più calce, oppure l'azoto vuole un valore più alto, quindi ci vuole più fertilizzante, quindi è un po' più, diciamo, più costoso in termini di prodotti che vuole. Allora, questi li mandiamo in via Campioni, li mandiamo in laboratorio e li facciamo analizzare. Tanto qua richiudiamo tutto e poi ci andiamo a usare un altro attrezzo, che è un sensore per le colture, che in pratica ci aiuta a misurare in tempo reale il fabbisogno del terreno. Ad esempio, per qua, so, che ne so, andiamo a vedere un attimo. Sicuramente questo terreno è basso di azoto. Tanto abbiamo, vedete, 300 euro di campioni analizzati, quindi è pronto. Vediamo a vedere. E qua c'è il menu per quanto riguarda la precision farming, in questo qua, eccolo qua. Allora, vediamo un attimino, vedete, anche il 2 è metà, diciamo, argilloso limoso e l'altra metà, diciamo, è franco, quindi questo i campi, questi qua sopra sono tutti argillosi, sono i peggiori, raga, mentre questo qua, l'8, mi è capitato sabbioso franco e franco sabbioso, quindi diciamo che è la i migliori cambi che vi possano capitare. Allora, vediamo un po' un attimino il pH. Il pH, come stavo di prima, deve stare in un certo limite. Per esempio, a quelli argillosi deve stare intorno a 7, quindi ci manca un po' di pH, tutte e due, sia al 3 che al 2, mentre all'8 sta in un vedere la differenza, insomma, che sono due tipi di terreni diversi. L'8 sta bene di pH perché deve stare intorno al 6, 6,25, quindi qua sta bene, mentre qua ci manca il pH. Mentre azoto, per esempio, a campo numero 2 è a 0, quindi bisogna fertilizzare e l'andremo a fare, quindi prendiamo il fertilizzante, lo spandi fertilizzante, lo facciamo sempre, e in più vi consiglio di comprare questo attrezzo qua, che va davanti al trattore, che è il sensore. Questo analizza in tempo reale, ragazzi, quindi molto preciso, della quantità di fertilizzante che vuole il terreno, quindi questo qua, in modo tale che in questo modo aumenterà, quindi in modo preciso, anche la resa. Perché senza questo noi andremo a alzare il valore dell'azoto, però non è precisissimo senza il sensore, quindi ve lo consiglio di metterlo, che è molto semplice. Io metto sempre, insomma, il dosaggio in modo automatico, raga, perché è molto più facile, perché controllo manuale è più difficile. Io vi consiglio sempre automatico. Allora, attiviamo il sensore anche davanti. Ok. E mo andiamo a vedere. Vedete? In questo modo io vedete pure quanto fertilizzante sto consumando, perché ce ne va talmente basta a zero il livello dell'azoto, quindi consumiamo tantissimo fertilizzante, come potete vedere. Ok, quindi stiamo, mo, non so il verde a che valore starà, non so se ce lo mette in modo ottimale subito o bisogna poi più avanti ripassare di nuovo. Mo vediamo un attimo il livello verde che valore indica. Ok, qua abbiamo terminato il fertilizzante perché ne usa tantissimo, perché il valore dell'azoto era zero, raga, quindi ne vuole tanto il terreno. Comunque sia, queste sono, diciamo, le fasi che alla fine sono semplici, non
non è che ci vuole chissà che. Andiamo a ricaricare e poi parliamo un po' anche delle erbacce e anche del punteggio ambientale, che è una novità, che in pratica indica quanto siamo la nostra azienda ecologica. Adesso vi spiego come si fa ad aumentare il punteggio, perché io, come stavo a vedere prima, mi sa c'ho un punteggio di tipo 51, insomma, complessivo. Quindi meno pesticidi usiamo, meno fertilizzanti, più siamo ecologici, insomma, zucco questo è. Allora, intanto ci spieghiamo. Allora, vediamo un attimo il punteggio nostro com'era. Vedete, sta a 52. Per aumentare, per esempio, noi stiamo a fare azoto. E il punteggio massimo che possiamo raccogliere dall'azoto, come facciamo, vediamo un po' un attimo. Vedi? Il punteggio massimo è 30 e noi ci abbiamo 15. È raggiungibile solo utilizzando sia il sensore per concime per la fertilizzazione organica, sia il sensore per le colture per l'applicazione del fertilizzante minerale. Noi stiamo usando questo qua, il sensore per l'applicazione del fertilizzante minerale. Se noi usavamo il sensore per il concime, quando andiamo a dare il concime al campo, la spandi concime, c'è un sensore che è questo qua, ragazzi. Questa pure è un'altra novità, eccolo qua, che va messo quando si comprano i carri botte, e questo ha la stessa funzione, diciamo, che calcola il dosaggio giusto che serve al campo. Vedete? Mentre per il pH, dove sta il pH? Il pH, il punteggio pieno è 15, cioè un pH ottimale è prerequisito della cultura sostenibile, solo così con la pieno potenziale. Quindi, se stiamo a un valore di pH giusto, il punteggio sarà, insomma, massimo. E poi c'è le erbacce, che raggiungiamo questo punteggio qua, il 30, il massimo, soltanto se utilizziamo la tecnologia di irrorazione localizzata, che sarebbe questa qua, ragazzi. Come faccio vedere dove cacchio stai? Controllo delle erbacce. Questa qua, se usiamo l'irroratrice con questa qua della John Deere, insomma, in pratica. Poi non so se su tutte possiamo funzionare allo stesso modo. La tecnologia si spray, cioè in pratica ma cacchio si chiama? Pratica funziona soltanto quando passa sopra le erbacce, perché le erbacce col precision farming nascono a chiazze, insomma, non su tutto il campo. Quindi con questa irroratrice, quando passiamo l'irroratrice, insomma, per le erbacce, questa funziona soltanto quando passiamo sopra le erbacce, non su tutto il campo in modo continuo. Quindi questo, diciamo, è pure per i punteggi, quindi più siamo ecologici e più il punteggio ci sale. Ad esempio, così stiamo facendo bene. Se io non usavo il sensore, avrei avuto, insomma, un punteggio minore. Questo è il succo, insomma. Perché senza il sensore io avrei usato più fertilizzante di quello che serviva. Quindi non sono ecologico. Poi piano piano, raga, vediamo un po' tutto. Oggi non penso di farvi vedere tutto. Poi quando, mentre giochiamo, quando, che ne so, ci capita di usare lo spandiletame, vediamo pure quell'altro sensore. Tanto qua così stiamo a posto. Vediamo un po' un attimo il. Vedete? È pure tanto, secondo me. L'azoto, quando deve stare qua l'azoto?
No, però, vabbè, abbiamo il sensore è giusto, secondo me. Allora, cambiamento del... Oh, aspetta un po', eh. Vabbè. Oh, che cacchio fai? Allora, qua per questo e per quanto riguarda... Oh, spegni. Per quanto riguarda il valore del pH e dell'azoto, raga. Quindi... Ok, qua richiudiamo. Poi questi ce li compriamo, questi attrezzi, che mo io l'ho noleggiati. Anzi, secondo me conviene comprare questo sensore qua, perché, mentre lo scout per campionare cacchio si chiama? Il suolo conviene noleggiarlo, perché una volta utilizzato, raga, cioè, poi non serve più, noi dobbiamo campionare il suolo ogni volta. Ok, ovviamente poi c'è da campionare anche, lasciamolo qua, c'è cioè quell'altro campo che è rimasto, facciamo così, facciamolo qua un attimo, così intanto andiamo con l'altro campo. Allora, dai, allora, vediamo un po' che altro vi devo dire. Insomma, novità. Ah, poi c'è un'altra novità, mi stavo a scordare. È il dosaggio dei semi variabile, che pratica anche quando si semina, useremo meno semi e più semi. In pratica, dove il campo richiede più semi, verranno usati più semi. Mentre dove ne servono di meno, verranno usati meno semi. Quindi qua anche se mettete sempre il dosaggio automatico, non dovete pensare a niente, insomma, ci penserà, lui. Io vi consiglio sempre di mettere automatico, almeno non sbagliate. Vedete? A parte che in questa modalità il dosaggio standard viene utilizzato per il terreno franco sabbioso. E quello più alto per il sabbioso franco. Ok, unica eccezione per la colza, il cui dosaggio più alto comporta una riduzione del rendimento. Quindi apposta, mettete automatico e non vi sbagliate, perché poi è capace che vi ritrovate con rendimento della coltura inferiore. Terreno franco è il più fertile e ha il maggior potenziale di rendimento. Quindi vedete, terreno franco, quindi è il migliore. E noi non ce l'abbiamo, naturalmente. Mentre vedete, l'argilloso è un terreno impegnativo. Un dosaggio alto compensa una crescita minore dovuta alle condizioni scarse del semenzaio. Perfetto, proprio quelli che ci abbiamo noi. Poi, allora, poi che vi devo dire? Questo è l'erbacce, ve l'ho detto. Il sensore, questo del concime, l'ho detto. Poi lo vediamo, raga, quando le usiamo queste cose, perché se no non ci riusciamo oggi. Pure la semina, ormai avevo seminato qua. Punteggio ambientale, poi pian piano lo capiamo meglio perché qua possiamo pure vedere, per ogni campo c'è il punteggio e vedere se stiamo a lavorarlo bene o no. E analisi economica, che cos'è? Ciascun campo, il casino dei campi e la agricoltura, vabbè, ok. Poi ci stanno queste qua, ragazzi, stazioni che fornisce un segnale GPS migliorato per gli aiutanti. Se mettiamo l'operaio, loro lavorano in base a questo segnale GPS che ricevono, su una precisione maggiore, oltre a lavorare più velocemente dell'11%. Quindi questi pure bisogna metterli, mo, non tutti, ne scegliete uno. E basta, dai ragazzi, che vi devo dire? Poi quando giochiamo, raga, scopriamo un po' altre funzioni. Ma io qua non mi ricordo come ho fatto a mettere i punteggi prima, se vedevano. Comunque sia, vedete? Abbiamo 52, siamo un po' scarsi di punteggio al valore del pH, che qua ci dovremmo dare la calce, però ormai ragazzi stanno seminati, quindi niente, mo la prossima quando li abbiamo raccolti diamo un po' di calce, così aumentiamo il punteggio del pH.
Poi le erbacce, siamo a 15, il massimo è 30, pure qua dobbiamo usare quella irroratrice. Cambiamento del suolo 9,5, la radura 5. Non ha effetto sui prezzi di vendita, ok. Quindi se abbiamo un punteggio basso, ragazzi, questo punteggio influenzerà anche i prezzi di vendita, quindi attenzione, eh. Stateci attenti a qui al punteggio ambientale perché è importantissimo. Se ce l'avete troppo basso, influenzerà anche i prezzi di vendita. Va bene, ragazzi, che basta, che vi dico, abbiamo più o meno abbiamo detto un po' tutto. Poi vi ripeto, mentre giochiamo, poi vediamo qualcos'altro. Più o meno, diciamo, una infarinata, insomma, ve l'ho data. Le cose più importanti. Va bene, spero vi sia piaciuto il gameplay. Lasciate sempre un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.